Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. È avvenuto ufficialmente venerdì 29 luglio la posa della prima pietra della nuova caserma del Comando Carabinieri di Este. All'interno del cantiere che vedrà sorgere il nuovo edificio erano presenti i rappresentanti delle forze dell'ordine ed i sindaci della zona, segno di quanto sia importante la realizzazione di questo nuovo progetto per tutta la bassa padovana. Una caserma che il comune nella persona del sindaco ha voluto molto e che sicuramente risponderà a quelle che sono le nostre esigenze sia di alloggiamento sia esigenze operative. Quest'opera sicuramente arricchirà la nostra capacità operativa sul territorio e darà maggiore vigore e maggiore forza al nostro strumento operativo nella zona di Est. Oggi per Este è una giornata molto importante perché posiamo la prima pietra della caserma del Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Este. Un lavoro a cui ci siamo dedicati per molto tempo, un lavoro che porta e la conferma di Este come punto di riferimento del nostro territorio. Questo nostro quartiere, Meggiaro, Este Nuova, è un quartiere che si sta sviluppando, quindi porre all'interno di questo quartiere la caserma dei Carabinieri vuol dire dare anche maggiore sicurezza, maggiori opportunità di attenzione a tutti i nostri cittadini. Una grande soddisfazione che tramite l'impegno di ATER, della Prefettura, della Regione Veneto, portiamo a compimento con l'obiettivo di consegnare entro ottobre 2013 questo nuovo luogo della sicurezza ai nostri carabinieri e alla nostra città. La vecchia caserma sarà restaurata dai proprietari che l'hanno acquisita, avrà una destinazione residenziale e commerciale come è previsto nel piano regolatore, quindi avremo un'altra area recuperata che andrà quindi a migliorare anche il contesto del nostro centro storico. Dopo il canto dell'Inno d'Italia sono intervenuti, oltre al sindaco Piva e al colonnello Chicoli, anche Flavio Frasson, presidente dell'ATER di Padova, il viceprefetto di Padova Aldo Luciano, l'assessore alla provincia di Padova Fabio Conte, l'assessore regionale del comune di Este Pier Giorgio Cortelazzo ed il parroco di Meggiaro Don Orlando Zampieri. I lavori per la costruzione della nuova caserma dovranno essere ultimati entro 800 giorni ed il nuovo edificio quindi dovrebbe essere pronto entro la fine del 2013.